Benvenuti nel mio ufficio studi locomotive. Ecco la 626. L'ho messa nella vetrina dove conservo i modelli che ho costruito ad iniziare da quando ero un ragazzo. Purtroppo però mancano i primi pezzi. Una locomotiva ispirata alla 326 ed alcuni vagoni, dei quali mi rimane solo questa fotografia perché ho recuperato il materiale per le costruzioni successive. La seconda realizzazione è stata questa elettromotrice a due elementi e tre carrelli, di cui uno motore. I carrelli sono in fusione di alluminio, mentre la cassa è in legno e l'interno è illuminato. Sempre utilizzando il materiale recuperato, ho costruito anche vari carri merci, alcuni dei quali però non sono mai stati ultimati. Dopo i vagoni è stata la volta della 424, che purtroppo, come vedete, ha subito un grave incidente ed ha avuto distrutte la cabina ed un carrello. In questa foto si vede l'ovale dei binari con i pali e la linea aerea che ogni tanto posavo nel cortile di casa per giocare o per provare le ultime costruzioni, come la 424 che qui appare non ancora verniciata. Il primo grosso salto qualitativo è stata la 428, costruita tutta in metallo e con molte parti chiodate e bullonate. Poi è stata la volta delle trifasi, prima la 330, poi la 432. Ed infine la piccola e simpatica 550. Mi soffermo spesso con piacere a guardare i particolari, come le ruote con i grossi contrappesi, ma finisco per dimenticare quella parte che non si vede e che ritengo sia la più interessante. Mi riferisco al progetto e alla costruzione del primo esemplare, periodo di tempo sempre enormemente lungo ma mai banale. Sempre irto di imprevisti, sempre alla ricerca del meglio, sempre premiato con un risultato che tante volte sembrava irrealizzabile. Ora, con l'occasione della 626, ho tentato di riassumere e di fissare in alcune immagini i momenti più significativi. Per inciso, penso che saremo tutti d'accordo sul fatto che alcune cose che rasentano l'assurdo si fanno solo per la propria soddisfazione, perché sicuramente ci rifiuteremo di farli come normale lavoro. Invece queste cose si fanno. E pur sapendo che sono una pazzia, anzi forse proprio per questo, le consideriamo una sfida e le vogliamo portare fino in fondo. In questo locale si è svolta tutta l'attività di progettazione. È durata circa un anno e vi assicuro che è stata estremamente impegnativa. Gli unici strumenti di lavoro sono stati carta, matita, gomma e tecnigrafo. La fase successiva di preparazione delle attrezzature di fotoincisione si è svolta ancora qui utilizzando il calcolatore, poi nel laboratorio per le attrezzature e le lavorazioni meccaniche. Nel laboratorio una buona dotazione di macchine utensili, fresatrice, tornio, calandra, cesoio e ghigliottina, piegalamiera e così via, con un ricco corredo di accessori che mi consente di affrontare qualunque tipo di lavorazione. Ora vorrei entrare nel dettaglio delle attività svolte negli ultimi 3 anni e che si sono concluse con la costruzione del prototipo. Grazie alle esperienze maturate mi resi subito conto che la 626 sarebbe stata particolarmente impegnativa, per cui mi prefissai di procedere con estrema attenzione e di non lasciare nulla al caso. Stabilii quindi alcuni punti fermi fondamentali per la pianificazione e il controllo delle attività. Come vedete, la fase di progetto non inizia subito proprio per evitare il pericolo di bloccarsi di fronte ad imprevisti insormontabili. Prima occorre stabilire che cosa si vuole fare e fin dove si vuole arrivare. Poi è indispensabile verificare se gli obiettivi sono realizzabili e da quale prezzo.
Iniziamo ora con il primo punto. L'intenzione è quella di riprodurre la 626 terza serie in scala 1:32, rispettando innanzitutto la filosofia costruttiva dell'epoca. Allora non era disponibile ancora la saldatura elettrica e si faceva largo uso di bulloni e di chiodi. Poi vorrei riprodurre il funzionamento degli organi principali, come le sospensioni, i freni, lo sterzo, la motorizzazione, e nel limite del possibile porte e portelli con relative cerniere e serrature. A questo punto si passa alla fase 2, iniziando con l'analisi della documentazione disponibile, la verifica che sia completa ed il reperimento di quella eventualmente mancante, per poi stendere un progetto di massima. Sotto questo aspetto parto avvantaggiato perché nel tempo ho accumulato una notevole quantità di materiale. Nel periodo che va dal 50 al 70, alcuni macchinisti che conoscevo mi procurarono i manuali di istruzione di varie locomotive, tra cui anche la 626, manuali che mi furono di grande aiuto per la costruzione della 424 e della 428. Durante la progettazione della 330, mentre cercavo informazioni sulle macchine trifasi presso la Biblioteca dei Trasporti del Politecnico di Milano, trovai anche alcuni interessanti articoli sulla 626, scritti dall'ingegner Bianchi e pubblicati sulla rivista tecnica delle ferrovie italiane nel 1930. Sempre nello stesso periodo, presso il deposito di Savona Fornaci, scattai numerose fotografie ai particolari delle locomotive 119 e 370. Man mano che venivano pubblicati, acquistai vari libri, tutti molto belli ed interessanti, e che ora si sono rivelati anche di grande utilità. Nell'archivio storico Breda ho pure trovato alcune foto inedite, come questa del motore di trazione, che mi sono state utili per costruire i modelli per la fonderia. Mi mancavano solo i disegni originali, richiesi quelli necessari alla direzione materiale trazione e nel giro di breve tempo ricevetti le copie ordinate. In aggiunta a tutto questo materiale ho la fortuna di abitare a pochi chilometri dal deposito locomotive di Milano Smistamento. Qui vi sono accantonate moltissime macchine in attesa di demolizione, utili per ricercare alcuni particolari, nonché qualcuno ancora funzionante nella rimessa. Avendo ora a disposizione tutta la documentazione, procedo con uno studio completo, anche se sommario, entrando nel dettaglio solo per quanto riguarda la struttura del carro centrale e dei carrelli. Inizio a tracciare i primi schizzi per determinare le dimensioni principali, lo spazio disponibile per i motori e per il movimento dei carrelli in corrispondenza delle curve di raggio minimo. In questa fase individuo 5 punti estremamente critici per i quali occorrerà trovare una soluzione al più presto. La chiodatura è un'operazione molto delicata. La lunghezza dei chiodi è stabilita dallo spessore totale da chiodare. Il diametro dei chiodi e dei fori ed il posizionamento dei fori devono essere molto precisi. Se i pezzi sovrapposti presentano fori non perfettamente allineati, i chiodi puntano e non entrano. E se si ripassano i fori, questi si allargano e i chiodi durante la ribattitura si gonfiano e rientrano completamente. Poiché il rischio di disallineamento aumenta con le dimensioni e per la 626 vi sono pezzi del telaio da accoppiare e chiodare su una lunghezza di circa 400 mm, il problema si pone in modo drammatico. La bulloneria ovviamente non esiste in commercio, ma non esiste nemmeno la barra esagonale di queste dimensioni. Quindi occorre trovare un artigiano disponibile a trafilarne un quantitativo modesto e poi ovviamente la torneria in grado di lavorare su dimensioni molto piccole. I motori disponibili nella gamma mini motor o escape, che si possono alloggiare nello spazio disponibile, non hanno coppia sufficiente.
Riduttori adatti ad essere alloggiati nei carter della 626 non esistono in commercio, per cui occorre costruirli ad hoc. È però impossibile progettarli finché non si trova un motore adatto e se ne conoscono le caratteristiche. Le bocche a vento di ventilazione non sono ricavate direttamente dalla lamiera della fiancata e dei portelli, ma sono applicate. Realizzarle con lo stesso sistema sarebbe eccessivamente dispendioso, considerate le dimensioni in scala e la quantità di pezzi da costruire e da saldare. Per quanto concerne i tempi e i costi, ho fatto una stima di massima estrapolando i dati relativi ai modelli precedenti che si basano sulla stessa tecnologia costruttiva. È risultato che per una serie di 10 unità saranno necessarie complessivamente 8.600 ore, delle quali circa il 40% per arrivare a completare un prototipo, ed il 60% per la costruzione delle altre 9 unità. I costi, anche se sono una cifra non indifferente, rappresentano comunque un aspetto secondario rispetto al periodo di almeno 5 anni che occorrerà per completare la serie. Per inciso, queste stime sono state finora abbastanza valide perché al completamento del prototipo ho constatato un errore per difetto dell'ordine del 10%. Completate queste valutazioni, affronto i problemi che avevo evidenziato e nell'arco di circa 6 mesi riesco a trovare una soluzione adeguata per ciascuno di essi. Devo ammettere che non è stato tutto merito mio. Alcuni amici mi hanno aiutato per delle ricerche e la fortuna mi ha risolto un problema, quello dei motori. In quel periodo, infatti, la Mini Motor ha arricchito la propria gamma con dei motori ad altissima densità di flusso, fra i quali il modello 1724, perfettamente rispondente alle mie esigenze. Ora, per brevità, mi soffermerò solo sul primo punto, quello delle chiodature, che ha richiesto un maggiore impegno. In precedenza avevo sempre utilizzato il sistema tradizionale per produrre le pellicole di incisione, basato su disegni fatti a china, dai quali con normali processi fotografici si ricavano le negative. È un sistema che può dare degli ottimi risultati purché si tengano presenti due limitazioni: la modesta precisione dei disegni fatti a mano e le dilatazioni della carta, che sono oltremodo variabili in quanto dipendono dal grado di umidità e dal senso di orientamento delle fibre di cellulosa. Ora, questi inconvenienti possono essere superati con l'aiuto dell'informatica e di apparecchiature che consentono di creare le pellicole di incisione senza il passaggio dal supporto cartaceo. Un po' per la curiosità di provare queste nuove tecniche, un po' per necessità, ho adottato il programma AutoCAD. Ovviamente ho dovuto spendere un po' di tempo per impararlo, per personalizzarlo, per renderlo il più efficiente possibile in funzione delle mie necessità, però i risultati sono arrivati e direi che sono stati degli ottimi risultati. Per concludere quanto detto finora, voglio ricordare che avevo affrontato queste problematiche con notevole anticipo, quando ancora stavo lavorando alla serie delle trifasi, perché immaginavo che sarebbe stato necessario un periodo di tempo lungo, intervallato da parecchi tempi morti. Così che verso la metà del 95, al termine della costruzione delle 550, avevo già superato con successo tutte le verifiche necessarie ed ero pronto ad iniziare il progetto della 626. La fase di progettazione è durata quasi un anno e il risultato è questo pacco di disegni nei quali vi sono i dettagli costruttivi di tutti i pezzi. Esattamente 916 articoli. Nei periodi più impegnativi, questo locale era letteralmente invaso da ogni tipo di documentazione che avevo bisogno di consultare contemporaneamente: libri, articoli di riviste, fotografie, manuali e ovviamente i disegni originali, che voi sapete sono parecchio grandi. Li avevo posati dappertutto, anche sul pavimento o appesi alle pareti e ai vetri della libreria. Sono assolutamente convinto che questa sia la fase più cruciale, quella ove occorrono le massime capacità di immaginazione e di sintesi per riuscire a far sembrare reali gli oggetti e
e le operazioni di lavorazione che stiamo cercando di definire, come se avessimo generato un perfetto modello virtuale che riusciamo a osservare da ogni lato, persino dall'interno, meglio che se fosse reale. E quando riusciamo a farlo senza tentennamenti, significa che abbiamo trovato la soluzione giusta. Certo, sarebbe bello se andasse tutto così liscio. È comprensibile comunque che qualche volta si commetta qualche piccolo errore. Osservando modelli di questo genere, normalmente si crede che la maggior difficoltà sia la costruzione di tanti piccoli particolari funzionanti. Non è vero, è un'altra, ed è la conseguenza di un ostacolo insormontabile. Mentre si possono riprodurre in scala ridotta i vari pezzi, non si possono ridurre le dimensioni delle persone che dovranno eseguire il montaggio. Vista la complessità di questo modello, vi sono moltissimi particolari per i quali si presenta questo problema, e per ciascuno di essi è necessario trovare una soluzione che sia il miglior compromesso fra esigenze contrastanti, lavorazione, montaggio, funzionamento e aspetto estetico. La vera difficoltà quindi sta proprio qui, nella fase di progettazione, nel trovare tutte queste soluzioni. Superato questo punto cruciale, il resto verrà da sé. Ho scelto come esempio il dispositivo di richiamo del carrello, che fa parte del meccanismo dello sterzo. Qui vedete tutti i pezzi che sono interessati. Il dispositivo di richiamo, la colonnina di azionamento delle molle, un carrello completo, il telaio del carro centrale, il piano del pavimento e in aggiunta a quelle già montate un'altra serie di traverse di accoppiamento, quella del carrello, quella del telaio e quella intermedia mobile ed il relativo perno di accoppiamento. La modifica di uno qualunque dei componenti crea inevitabilmente notevoli ripercussioni sui vari organi a cui è strettamente correlato e che insieme determinano le possibilità di movimento orizzontale e verticale del carrello. Il dispositivo è costituito da una incastellatura che contiene le molle, fissata alla parte sottostante del telaio, e da un albero o colonnina fissato verticalmente alla traversa centrale del carrello che comprime le molle quando vi sono degli spostamenti laterali. Nella realtà l'operazione di montaggio finale si svolge in questa sequenza. Sul carro e sui carrelli si montano i relativi componenti, respingenti, tubazioni, motori, freni, sospensioni e così via. Il dispositivo di richiamo completo di colonnina viene posizionato al centro del carrello e la base della colonnina viene fissata con bulloni alla traversa centrale. Il carrello viene spinto sotto al telaio fin quando l'estremità e la traversa mobile entrano nelle loro sedi. Nello snodo fra telaio e carrello viene montato il perno di accoppiamento. A questo punto il dispositivo di richiamo si trova esattamente centrato sotto le due traverse del telaio e può essere fissato con i bulloni. Dalla realtà torniamo alla costruzione del modello. Attraverso la struttura del telaio si intravede il dispositivo di richiamo centrato sotto i prigionieri sui quali si devono avvitare i dadi. Su scala ridotta il punto critico è proprio quest'ultima operazione, perché la zona ove lavorare è assolutamente inaccessibile. Sotto ci sono i motori e sopra c'è il pavimento. Rielaborato il tutto e trasportato nella nuova dimensione, ho messo a punto questa soluzione. Sulla parte inferiore del telaio vengono predisposti 10 prigionieri. Si applica il dispositivo senza colonnina e lo si blocca con i dadi, mentre la colonnina viene fissata separatamente al carrello. Tenendo il carrello in posizione inclinata rispetto al telaio, si inizia a far entrare la traversa mobile e l'estremità del carrello nelle rispettive sedi, fin quando anche l'estremità superiore della colonnina entra nel dispositivo di richiamo.
Si riporta il carrello in posizione orizzontale e a questo punto si possono montare il perno di accoppiamento e il dado superiore della colonnina che determina il fondo corso del movimento verticale. Ora il dispositivo di richiamo è in funzione ed il carrello può muoversi lateralmente e verticalmente. Sembra facile dopo che è stato tutto risolto. Si direbbe che è quasi banale. Tutt'altro. Lo snodo incastro è concepito per consentire piccoli movimenti verticali del carrello che segue le ondulazioni del binario. Per aumentare l'inclinazione in modo così vistoso durante il montaggio, è stato necessario intervenire su molti particolari senza compromettere il corretto funzionamento quando si riporta il carrello in posizione normale. Ricordo infatti che mentre lavoravo ai disegni successivi sono ritornato su questo dispositivo almeno 6 o 7 volte, fin quando non sono stato convinto di aver trovato la soluzione giusta, che non è stata né facile né immediata. Ci sono arrivato per gradi. Per risolvere un problema di montaggio finale sono stati quindi necessari tutti questi interventi. Modificare il dispositivo di richiamo per consentire alla colonnina di passare al suo interno e di posizionarsi correttamente rispetto alle aste di comando delle molle, nonostante una forte inclinazione e le molle di richiamo già caricate. Eliminare dalla colonnina la testa orientabile. Ricaviare i piani di contatto direttamente dalla colonnina per facilitare l'imbocco ed evitare impuntature. Filettare l'estremità superiore per il dado di fondo corsa verticale. Smussare in modo molto accentuato i piani di scorrimento dell'incastro. Distanziare maggiormente le piastre superiore e inferiore delle due traverse fisse. Riposizionare di conseguenza i fori delle piastre di fissaggio laterali. Riposizionare i corrispondenti fori sul telaio e sul carrello per il fissaggio delle traverse. Accecare alcuni chiodi sulla traversa mobile per aumentare ulteriormente l'inclinazione possibile. Spostare la posizione del soffietto di ventilazione del motore per evitare impuntature contro il dispositivo di richiamo quando si riporta il carrello in posizione orizzontale. Come vedete, l'effetto è stato dirompente e non poteva essere altrimenti perché non si può progettare tutto insieme. Vi dicevo che questo raccoglitore contiene tutti i disegni costruttivi del modello. Ve ne sono due che hanno richiesto un tempo particolarmente lungo. Quello della struttura che unisce i longheroni e che fa da supporto alla cassa e alle apparecchiature e quello del pavimento. Il progetto della struttura è vincolato dal rispetto di vari punti fissi, alcuni dei quali abbastanza evidenti, come l'asse centrale del carrello, il fulcro dei bilancieri principali e le chiodature di accoppiamento con i longheroni, che sono utilizzate anche per le mensole e le traverse interne. Il disegno di questa struttura, che è fondamentale per tutta la macchina, è stato fra i primi completati e ha rappresentato un punto di riferimento costante per tutta l'attività successiva. Le immagini che scorrono sul video sono relative alla fiancata sinistra. Credo che siano abbastanza eloquenti e che non servano altri commenti per illustrarne la complessità. Ora si vede il lato destro, quello dove si monta il compressore meccanico. E questa è la sezione trasversale in corrispondenza della testata. Il disegno del pavimento è invece uno degli ultimi. Dopo di questo, infatti, vi sono solo quelli del pannello di controllo e dell'impianto elettrico, che sono così diversi dall'originale da dover essere concepiti completamente ex novo e adattati allo spazio ancora disponibile dopo aver sistemato tutti gli altri particolari.
Ora, mentre si può capire che il disegno precedente abbia richiesto molto tempo, non si direbbe la stessa cosa per questo, visto che si tratta di un unico pezzo in lamiera con un certo numero di fori. Il problema sta proprio qui. Vi sono 231 fori, 75 dei quali per fissarlo al telaio e 156 per fissare tutti i componenti che stanno sopra e qualcuno che sta sotto. La cassa, i cofani, i compressori, i ventilatori, gli accumulatori, le colonnine del freno a mano, i componenti della cabina alta tensione, le bombole, le tubazioni, il lanciasabbia, i pavimenti in legno delle cabine di guida, il pannello di controllo, i fori di passaggio dei cavi, le relative basette di ancoraggio e certamente qualcos'altro ancora. Alla fine lo spazio all'interno della cassa e dei cofani è quasi completamente occupato. E un minimo errore nella posizione dei fori potrebbe creare interferenze fra i pezzi da fissare o fra i bulloni di fissaggio e la struttura sottostante. Se durante i controlli si riscontrano delle interferenze, quando si cerca di eliminarle si rischia di scatenare una reazione a catena. Mi è capitato quando non avevo ancora completato il progetto e le correzioni sono state relativamente facili. Se invece, nonostante i controlli, qualcosa dovesse sfuggire, ci si accorgerebbe dell'errore solo durante il montaggio e allora sarebbe un disastro, ma per fortuna questo non è capitato. I problemi erano all'ordine del giorno, ma era da prevedersi. Fortunatamente sono quasi sempre riuscito a intuirli e a risolverli qui al tennigrafo, aiutandomi eventualmente con prove pratiche o simulazioni, in modo da avere una maggiore tranquillità. E nei casi in cui proprio non sapevo come venirne fuori, saltavo in macchina e in 10 minuti ero al deposito locomotive di Milano Smistamento, che se non altro sarebbe stato un ottimo diversivo. In effetti è sempre stato utilissimo perché ho potuto verificare davvero particolari poco chiari. O parlare con persone che, avendo viaggiato o fatto manutenzione sulle 626, mi hanno dato spiegazioni che non avrei potuto avere in altro modo. Negli ultimi mesi della fase di progettazione ho dedicato un po' di tempo anche al calcolatore per migliorare le funzioni che già utilizzavo, ampliandole con l'aggiunta di AutoCAD. Potevo quindi contare anche sull'aiuto non indifferente che avrei avuto dall'utilizzo di queste possibilità informatiche. AutoCAD per il caricamento dei disegni e la preparazione degli impianti di fotoincisione. Il database relazionale per la creazione della distinta base dalla quale ottenere le elaborazioni necessarie al controllo di tutte le attività e l'editore testi per la documentazione. Ultimati i disegni, ho assegnato a ogni tipo di pezzo un numero progressivo, che poi è il codice articolo, lasciando alcuni numeri liberi fra un disegno e l'altro per eventuali sviste o correzioni. Qui vediamo che il disegno 7 utilizza i numeri da 140 a 189, mentre il disegno 8 riparte da 200 fino a 214. Poi tutti gli articoli sono stati caricati nel database, specificando per ciascuno di essi le informazioni pertinenti. Vediamo velocemente come si presentano le funzioni di elaborazione che ho messo a punto per la 626. Lancio il programma DB3, poi sul menu principale scelgo l'opzione 1. Il primo gruppo di funzioni serve per operare sui singoli articoli, il secondo gruppo per l'elaborazione di supporto alle varie attività e per ultime quelle per il salvataggio dei dati. Con l'opzione 2 possiamo visualizzare i dati già caricati, per esempio l'articolo 170. Vedete l'articolo 170 che è del disegno 7, il materiale è acciaio. Ne occorrono 6 pezzi per macchina, la lavorazione è di tipo meccanico al tornio. Occorrono anche 12 dadi del diametro di 1,4 e il manicotto filettato destro-sinistro per la regolazione freni. Un altro articolo è il 171, che è in acciaio, spessore 1 mm, va ottenuto per fotoincisione I e una leva intermedia 3 fori per collegamento tirante freni. Un altro articolo è il 172, che è in alpacca, 6 pezzi, però va ottenuto per fusione, doppia forcella a squadra, eccetera. Un altro articolo è 173 in alpacca, 0,5 di spessore, però va ottenuto per incisione.
Sono 12 pezzi con 12 viti, 12 dadi, 24 ranelle, il diametro 1 mm, lunghezza 4,3, forcella per tirante ceppi freni. Questi campi che vedete ancora liberi sono impianto di fusione e impianto di fotoincisione. Verranno riempiti al momento in cui si assegnerà il pezzo a un particolare impianto. Un'indicazione della molle di lavoro fatto e di quello ancora da fare è fornita da questa semplice funzione a numero 14 che ci dà il totale di tutti i pezzi esclusi quelli che sono stati fatti per le prove. Sta effettuando il conteggio. Ecco, vedete, risultano 916 articoli per un totale di oltre 9.000 pezzi per ogni singola locomotiva. Visti questi numeri mi crederete quando dico che è stata una spremitura gigantesca. L'ho sopportato volentieri perché ho messo a punto un buon progetto e gli strumenti di gestione e di controllo. Siamo a febbraio 96 quando do il via alla seconda fase. La costruzione del prototipo si sviluppa su tre fronti da portare avanti contemporaneamente a piccoli passi. L'allestimento delle attrezzature, la lavorazione dei pezzi e il montaggio. E ad ogni passo controlli, correzione di eventuali errori e stesura delle istruzioni di lavorazione e di montaggio. Il primo passaggio obbligato è il caricamento in AutoCAD dei disegni di tutti i pezzi in lamiera da ottenere per fotoincisione. Una lista che il calcolatore mi produce in pochi secondi, ma che è lunga da far venire i brividi. Guardate, questo è il contenuto dell'indirizzario disegni alla fine delle operazioni di caricamento. È stato uno stress incredibile, 4 mesi ininterrotti davanti al video. 700 e passa disegni, non ne potevo proprio più. Ho piantato tutto e mi sono dedicato al restauro di una delle mie vetture d'epoca. E solo dopo 6 mesi sono ritornato alla 626. Per fortuna, dopo questo primo periodo decisamente poco piacevole, il lavoro è ritornato ad essere interessante e vario, anche grazie ai contatti che ho con fornitori ai quali mi rivolgo per lavorazioni che non posso fare io direttamente. Il primo più scottante problema, come avevo accennato all'inizio, era rappresentato dalla precisione degli impianti di incisione, che volevo verificare il più presto possibile. Niente di meglio del telaio, con molte forature, e devo ammettere che i risultati sono stati fantastici e hanno enormemente facilitato molte operazioni di montaggio. Davvero non speravo tanto. Questo è un campionario dei chiodi e dei bulloni più utilizzati sulla 626, accanto ad una scala millimetrata che dà immediatamente l'idea delle dimensioni. I chiodi hanno un diametro 0,7-0,9 ed una lunghezza variabile in modo di poter accoppiare spessori da 1 fino a 3 mm. Bulloni e dadi con esagono chiave 1,4, viti in acciaio inossidabile, usate soprattutto dove è necessario fissarle con un punto di saldatura per ovviare difficoltà di montaggio, dadi e ranelle per viti da 1 a 1,6 mm. Per ritornare all'argomento della chiodatura, vi mostro i componenti del frontale del telaio. In primo piano un frontale completo di angolari e squadre, e dietro un frontale con i chiodi appena puntati. Le lamiere ottenute con fotoincisione richiedono normalmente queste lavorazioni: rettifica dei fori, rifinitura dei contorni esterno e interno, levigatura generale per togliere bave e graffiature e alla fine, se occorre, piegatura. Questi pezzi sono stati tutti lavorati completamente ed ora sono in fase di chiodatura. Va tenuto presente che il gioco fra i chiodi e i fori è estremamente piccolo, compreso fra 1 e 2 centesimi di millimetro. Ora rovescio il frontale e lo premo contro il tavolo per far fuoriuscire tutti i chiodi. Poi premo l'angolare contro i chiodi fino a farli entrare completamente. Dopo dovranno essere ribattuti. Avete visto la facilità con cui sono entrati. Questa è la dimostrazione che i fori sono perfettamente allineati
ed è la conferma della precisione del nuovo sistema di creazione delle pellicole. Sul fronte delle fusioni, a parte il motore di trazione di cui parlerò in seguito, è andato tutto abbastanza bene. Questo grappolo in acciaio è stato fuso con il sistema a gravità. Le ruote e i ganci sono venuti benissimo. Da questa parte mancano alcuni pezzi che ho già lavorato. Questi invece non si sono riempiti del tutto a causa della pressione insufficiente. Quest'altro grappolo, sempre in acciaio, che contiene i canotti di supporto dei respingenti e le fascette di serraggio delle balestre, è stato invece fuso in centrifuga per assicurare il perfetto riempimento anche in corrispondenza di cave molto profonde. Il risultato è assolutamente perfetto. Questi pezzi in alpaca e in ottone sono venuti ben rifiniti in tutti i particolari, anche in presenza di sottosquadra, ma soprattutto hanno il pregio di una grande uniformità che è importantissima, visto che fanno parte del meccanismo della sospensione e dello sterzo. L'involucro del motore di trazione è stato invece un capitolo nero. Sebbene il modello fosse giudicato perfetto dalla stessa fonderia, sorsero dei problemi che purtroppo, a parte quelli di ordinaria amministrazione, erano assolutamente imprevedibili e sembrava che tutti i tentativi fossero inutili e che l'esperienza non contasse più nulla. Per incominciare, il cattivo riempimento della cera, poi difficoltà di estrazione della cera dallo stampo, poi l'anima rimaneva incollata alla cera nonostante l'uso di antiaderenti ai siliconi che avevano sempre funzionato prima. Da parte della fonderia erano sinceramente dispiaciuti, ma io avevo un diavolo per cappello perché senza il motore di trazione sarebbe saltato tutto il progetto. Lavoravamo a stretto contatto, concordando tutte le modifiche e le prove da fare, tentando anche soluzioni mai sperimentate prima, finché dopo 5 mesi di passione il corriere mi recapitò una scatoletta con i primi 3 pezzi riusciti bene. Giusto in tempo per costruire le attrezzature, lavorarli e portare alla mostra di Lucerna un carrello completo. Qui vedete tutti i pezzi non ancora lavorati che compongono il motore di trazione. L'involucro con i cuscinetti della sella motrice, l'altra metà dei cuscinetti che è mobile, la flangia di chiusura anteriore dal lato riduttore, la griglia di ventilazione, la flangia posteriore con il foro di introduzione del motore, la flangia di chiusura posteriore e il coperchio di ispezione del collettore. Le operazioni necessarie per ottenere la sala motrice completa di motore sono moltissime e sarebbe troppo lungo illustrarle anche solo in parte. Mi limito a ricordare che le maggiori difficoltà stanno nel calcolo del ritiro, che non è costante per i vari pezzi a causa delle notevoli differenze di forma e di dimensione, e nelle lavorazioni che devono essere molto accurate per ottenere un buon funzionamento del riduttore e della sospensione del motore. Durante il progetto era indeciso sulle caratteristiche del riduttore perché è condizionato dal fatto che il motore mini motor che ho adottato viene fornito con un pignone di modulo molto piccolo già montato. Usando ingranaggi con lo stesso modulo sarebbe stato abbastanza facile alloggiare il riduttore nel poco spazio disponibile. Nonostante ciò ho preferito scegliere un modulo più vicino alla corretta riduzione in scala 1 a 32, anche se così mi creavo problemi di ingombro per la maggior dimensione degli ingranaggi. Però, tentando varie combinazioni di numeri di denti e modificando un po' il carter di protezione, sono riuscito ad ottenere il giusto rapporto di trasmissione senza eccedere nelle dimensioni limite. Il bello è che insieme a questo risultato ne ho ottenuto un altro senza alcuno sforzo aggiuntivo. Infatti, poiché gli ingranaggi con modulo più grande sono più rumorosi, i 6 riduttori che funzionano contemporaneamente producono un ronzio che sembra quasi quello della macchina vera e l'effetto è veramente piacevole. L'ultima difficoltà che avevo evidenziato all'inizio era la riproduzione delle bocche a vento. Osservando il portello finito si ha l'impressione che le bocche a vento siano state stampate a parte e poi applicate. Questo risultato è stato possibile combinando la precisione delle pellicole con un poco di inventiva. Sfruttando l'incisione sulle 2 facce, la lamiera è stata portata tutta a metà spessore, lasciando a spessore intero solo la parte corrispondente alla cornice della bocca a vento. Poi ho serrato il portello in questo stampo che lo tiene in piano e centrato sotto le guide, ed una ad una ho puzzonato le bocche a vento.
Per ultimo, con quest'altro stampo, ho dato l'imbottitura esterna. Durante la costruzione del prototipo ho effettuato numerose prove che hanno ridotto il più possibile il rischio di errori. Per non dilungarmi troppo ho parlato solamente dei problemi principali, ma ovviamente il lavoro è stato costellato da una miriade di piccole difficoltà che meritano perlomeno un riassunto numerico. Ho effettuato 85 prove su pezzi o attrezzature prima di passare in produzione. Nonostante tutti i controlli, il progetto conteneva ancora 6 errori, che per fortuna erano tutti di lieve entità e non hanno creato ripercussioni su altri particolari. Poi vi sono stati 53 errori di caricamento con AutoCAD. Questo numero va rapportato al numero totale, che è molto grande, di 444.000 vettori necessari per definire tutte le caratteristiche dei pezzi e degli impianti di incisione. È un po' come quando si copia un testo, più è voluminoso e più è probabile che si facciano errori di trascrizione. Poi un errore sul modello per fonderia, uno su lavorazioni meccaniche, due su calcolo di quantitativi e 119 modifiche non indispensabili ma utili a migliorare la qualità o a facilitare operazioni di lavorazione e di montaggio. Insieme al prototipo avevo ultimato e collaudato tutto questo materiale che avrebbe assicurato uno svolgimento della produzione senza intoppi. E per finire, i pezzi che compongono una locomotiva. Da alcuni mesi ho iniziato la costruzione della prima serie di 9 unità. Il lavoro non è più interessante come prima, ma perlomeno non sono assillato da continui imprevisti e tutte le occasioni sono buone per giocare. Ora, per esempio, sto cercando di ricreare l'atmosfera di un capannone. Ho utilizzato i pezzi che ho già preparato per simulare la linea di montaggio dei telai. Poi farò qualche fotografia da inserire nell'album. Sullo sfondo ho messo i profilati più lunghi e le fiancate del telaio appoggiate su traversine in legno. Qui a destra cataste di pezzi più piccoli, squadre e fazzoletti di rinforzo delle giunzioni. In primo piano vari telai durante la fase di montaggio. Con questo concludo sperando di essere riuscito a dare un'idea di quello che c'è ma non si vede. Oh, un momento. Guarda chi sta arrivando. Che cos'è che c'è sul tetto? Fammi un po' vedere questo bigliettino. Mi piacerebbe festeggiare il Natale del Giubileo con tutte le mie sorelle. Beh, sai che avevo pensato la stessa cosa? Allora, adesso ti porto fuori in giardino, ti faccio qualche foto che spediremo con gli inviti e poi dovremo darci un grande affare con i preparativi per non rischiare di arrivare tardi.